e inizia a sensazione, senza nemmeno alludere alla bibliografia e al commento, ma invece una lettura amichevole e devota, come merita, visto che da un anno e mezzo non c'è più, Umberto Eco e la biblioteca dei miei ragazzi. La consueta dedica scherzosa e affettuosa ad Antonio, perché guardi le figure, Umberto, anche questo un segno di un certo tipo di condotta e di rapporto. Come è noto, la misteriosa fiamma della regina Loana del 2004 è la storia di uno che è diventato smemorato in seguito a un incidente, e allora, come fanno davvero gli psichiatri che lo curano, gli consigliano di tornare alle memorie più remote, più strane, perché avendo fra le mani quei documenti, chissà che con loro non tornino anche altri tipi di ricordi, altri tipi di memorie. Per il momento il mio problema era tutto un altro. Se avevo letto tutte quelle storie, se avevo certamente visto tutte quelle copertine, come potevo accettare che primavera vien cantando? Avevo forse un'istintiva capacità di scindere l'universo dei buoni sentimenti familiari da quelle avventure che mi parlavano di un mondo crudele modellato sul Gran Guignol, un universo di dilaniamenti, scorticature, roghi, impiccagioni. Il primo armadio era stato completamente svuotato, anche se non avevo potuto vedere tutto. Il terzo giorno mi sono provato col secondo, meno stipato. Lì i libri erano stati allineati in buon ordine, non come vi avessero provveduto rabbiosamente gli zii, intenti a stivare robaglia di cui volevano disfarsi, bensì il nonno, tempo prima, o io. Erano tutti libri più adatti all'infanzia e forse appartenevano alla mia biblioteca privata. Così ho tirato fuori l'intera collezione della biblioteca dei miei ragazzi Salani, di cui riconoscevo le copertine e recitavo i titoli prima ancora di aver estratto il volume, con la stessa sicurezza con cui si individuano sui cataloghi dei colleghi o nella biblioteca dell'ultima vedova i libri più noti, la cosmografia di Münster, il De sensu rerum et magia di Campanella, il fanciullo che venne dal mare, l'eredità dello zingaro, le avventure di Fior di Sole, la tribù dei conigli selvatici, i fantasmi maliziosi, le prigioniere di Casabella, il carretto dipinto, la torre del nord, il braccialetto indiano, il segreto dell'uomo di ferro, il circo Barletta. Troppi. A stare in solaio mi sarei rattrappito come il gobbo di Notre Dame. Ne avevo preso una bracciata ed ero sceso. Potevo andare nello studio, stermi in giardino.
invece oscuramente io volevo dell'altro. Passato sul retro della casa, ero andato verso destra, là dove avevo sentito il primo giorno gruforare i maiali e ciangotare le galline. Qui sul retro dell'ala di Amalia c'era un'aia proprio quella, come quella di una volta, dove razzolavano i polli e più avanti si vedevano le conigliere e gli stabbi. Al pian terreno c'era un grande stanzone pieno di attrezzi agricoli, rastrelli, forconi, badili, secchi per la calcina, vecchi tini. In fondo all'aia un sentiero portava a un frutteto dove era tutto davvero ricco e freschissimo e la prima tentazione era stato di salire sul ramo di un albero a cavalcioni e mettermi a leggere lì. Forse avevo fatto così da ragazzo, ma a 60 anni la prudenza non è mai troppa e poi i miei piedi già mi stavano portando altrove. Allora ho imboccato tra la verdura una scaletta di pietra e sono disceso in uno spazio circolare, circondato da muretti ricoperti d'edera. Proprio di fronte all'accesso, contro il muro, c'era una fontana con l'acqua che chiocciolava colando. Spirava un vento leggero, il silenzio era totale. Mi sono accovacciato su una sporgenza di pietra tra la fontana e il muro, disponendomi alla lettura. Qualcosa mi aveva portato là, dove forse andavo proprio con quei libri. Ho accettato questa scelta dai miei spiriti animali e mi sono immerso nei miei volumetti. Sovente mi tornava in mente tutta la vicenda attraverso una sola illustrazione. Certuni dai disegni abbastanza anni 40 dal nome dell'autore si capiva che erano italiani, come la Teleferica misteriosa o Saettino, Puro sangue Meneghino, e molti erano ispirati a sentimenti patriottici e nazionalistici, ma la maggior parte erano tradotti dal francese, scritti da tali B. Bernays, M. Goudarou, E. de Sis, Y. Rosmer, Valor, Besbre, Perronnet, Bruyère, Catalani, un'insigne schiera di ignoti di cui forse l'editore italiano ignorava persino il nome di battesimo. Il nonno aveva raccolto anche degli originali, apparsi nella Bibliothèque de Suzette. Le edizioni italiane erano uscite con uno o più decenni di ritardo, le illustrazioni rimandavano come minimo agli anni venti. Da lettore bambino avrei dovuto respirare un clima amabilmente stagionato, tanto meglio. Si proiettava tutto in un mondo di ieri, favoleggiato da signori che avevano tutta l'aria di essere signore, che scrivevano per giovinette di buona famiglia. Alla fine impareva che quei libri raccontassero tutti la stessa storia. Di solito tre o quattro ragazzi di nobile schiatta, con i genitori chissà perché sempre in viaggio altrove, arrivano presso uno zio in un antico castello, in uno strano possedimento agricolo, incappano in appassionanti e misteriose avventure per cripte e torrioni, scoprendo poi un tesoro, la manovra di un intendente infedele, il documento che restituisce a una famiglia decaduta la proprietà usurpata da un cugino fellone, lieto fine, celebrazione del coraggio dei ragazzi, osservazioni bonarie degli zii e dei nonni sui pericoli della temerarietà, fosse anche generosa. Che le storie fossero di ambientazione francese lo si vedeva dai camiciotti e dagli zoccoli dei contadini, ma i traduttori avevano fatto miracoli di equilibrio per volgere i nomi in italiano e far apparire che la vicenda si svolgesse in qualche regione nostrana, a dispetto
del paesaggio e dell'architettura, ora bretone, ora alverniate. Avevo due edizioni di quello che evidentemente era lo stesso libro, di M. Bourset, ma nell'edizione del 1932 si intitolava L'erede di Ferlac e i nomi dei personaggi erano francesi. Nell'edizione del 1941 era diventato L'erede di Ferralba, coi protagonisti in casa nostra. Era chiaro che nel frattempo qualche disposizione superiore o una censura spontanea avevano imposto di italianizzare le vicende. Ed ecco finalmente spiegata questa espressione che mi era passata per il capo mentre entravo in solaio, della serie faceva parte 8 giorni in una soffitta. Avevo anche l'edizione originale, Huit jours dans un grenier, deliziosa vicenda di ragazzi che ospitano per una settimana nel solaio della loro villa Nicoletta, una bambina fuggita di casa. E non sapevo se l'amore per il solaio mi fosse venuto da quella lettura o avessi trovato quel libro girando per il solaio. Perché allora non ho chiamato Nicoletta mia figlia? È la inevitabile, devota reverenza di un grandissimo a la parte che anche lui, con la sua grandezza, con la sua notorietà internazionale, con i tanti libri, con il tanto prezioso insegnamento nella nostra università, aveva però contratto con questo spazio, che non poteva non esserci, perché era tutta una gestione femminile. Scrittrici e bambine. Poi vediamo perché ci sono queste complicazioni e comunque rendiamo omaggio alla scrittrice che è qua e non si chiama come si chiama davvero. Questa qui in realtà era non Myriam de Carnac, ma la contessa Marie de Courson de la Villeneuve, laddove la finzione è più debole della verità, almeno apparentemente. E l'ho messa lì per una ragione generazionale molto precisa e ricorrente. Ognuno di noi, maschi e bambini, aveva un grande amore e questo è il mio. La petite pantoufle d'argent era quello che io ho preferito. C'era poi da fare tutto un certo studio. Ricordo che birbantescamente, un paio d'anni fa, presentando un mio libro, Eugenio Ricomini, caro amico, ha cominciato a dire: piaceva della lettera, a me la piccola pantofola, a me Lupo ci sei, io li ho letti tutti. Dopo un po' fa, non è mica un bel segno, mi avete rivelato pubblicamente la vostra età, che non deve essere giovanissima. C'erano cadute tutte, perché effettivamente era una burlesca cattura anagrafica. Leggiamo il testo e vediamo un po' di orizzontarci in quel tanto di bibliografia che è utile per questa lezione, che rimanderebbe a un corso, ovviamente. A partire dal 1903, la casa editrice Gautier-Langeroux lanciò sul mercato una rivista per le bambine, la Semaine de Suzette. E qua. Questa è la terza annata e è memorabilmente bella. È tutta al femminile,
Ma evidentemente la stima che le autrici, qui i maschi non ci sono, dovevano avere per le bambine doveva essere piuttosto alta, perché questa è una contraffazione abilissima della Fé aux Mie di Sarnodier, che è uno dei documenti del fantastico, del fiabesco, della letteratura romantica più toccanti, più straordinari, più innovativi che ci siano, ma alle bambine si propone una rivisitazione, una riscrittura con un'audacia che noi avremo solo negli anni 60, appunto in Francia, col sistema delle riscritture. Sono capolavori, non c'è niente da dire, basta vedere cos'è l'impaginato fin dall'inizio, la Semaine de Suzette apposta, e Suzette diventò un personaggio famosissimo, ma dispiace perché non mi sono azzardato. Ho due riproduzioni in porcellana del personaggio più famoso, che era Beccassin. E le avventure di Beccassin erano straordinarie perché Beccassin è muta, quindi perfetta per un fumetto, perché tutto si deve capire attraverso le possibilità narrative. Questa è la terza annata e c'era una tale capacità pedagogica di intrattenere le bambine che la parte secondo me più affascinante, questo è lo studio che ho fatto io su la Semaine de Suzette, ma infinitamente più brava di me Anna Levi, che li ha analizzati uno per uno, elencandoli, destrutturandoli in questo prezioso volume. Un avvenimento molto particolare che anche noi abbiamo lodevolmente cercato in certi momenti della nostra storia di riprendere in mano. Bimbe belle non deve dire niente a nessuno, i titoli cretini delle riviste erano per nasconderle, perché sennò le buone mamme, se si fosse titolata invece che Bimbe belle, di cui ho tutte le annate, fosse chiamata Marianna la figlia del corsaro, non l'avrebbero acquistato, perché loro volevano delle bimbe belle, sì, ma brave soprattutto. E dentro è una sorpresa, sono delle buone riviste, anche le nostre, ma naufragavano perché le mamme solerti dicevano non te la compro perché ti monta la testa. E quindi andavano tutti a finire male e procedevano solo quelle dei maschietti, con una scrittrice che abbiamo anche qui, Donatella Zigliotto, che quando, come a me, mi dica qualcosa sul Corriere dei Piccoli, dichiarazione della Zigliotto: avevo deciso di suicidarmi, ero una bambina stanca della vita, però siccome era giovedì quando era il Corriere dei Piccoli, ho detto mi suiciderò venerdì. C'erano anche fatti di questo genere. Vediamo quindi la scheda e poi vedremo gli elementi bibliografici. A partire dal 1903 la casa editrice Gauthier Langros lasciò sul mercato una rivista per le bambine, la Semaine de Suzette, che seguendo il collaudato itinerario dei feuilleton pubblicava puntate un romanzo. Una dimensione tutta femminile, premiata da un successo travolgente, soprattutto nell'allora immenso impero coloniale francese. Le puntate divennero poi libri, dando vita alla Bibliothèque de Suzette.
L'editore fiorentino Adriano Salani acquistò i diritti dei romanzi creando la biblioteca dei miei ragazzi, con un successo addirittura superiore a quello francese. Il fascismo, che aveva già proibito i fumetti americani pubblicati da Nerbini, non vietò i titoli francesi, ma ad essi accostò vari titoli pieni di balilla raccontati da Gino Chelazzi. Nel dopoguerra, cacciati i balilla e le piccole italiane, Salani li sostituì con romanzi americani per ragazzi. La dimensione tutta femminile dovuta alle bravissime autrici francesi poté resistere anche dopo le due diverse manipolazioni, dando luogo a uno speciale immaginario in cui le eroine più coraggiose, intraprendenti, astute, sagge e erano comunque le bambine. Poiché le valenti autrici non si assegnavano limiti spaziali e temporali, le loro bambine dominavano anche il Medioevo o le remote regioni estaeuropee. Studiata, riproposta, analizzata, la collana a ben vedere conserva non solo il suo fascino, ma anche il suo mistero. Le fanciulle francesi non temono i misteri dei castelli, le cupe leggende stregonesche, gli agguati notturni, gli sguardi obliqui di tanti barbablù. Sono piene di coraggio proprio perché bambine, afferma Suzette. E questa è la bandiera della rivista. E non è come dicono. Cioè, questa va, lei, lasciando i fratelli maggiori a dormire pavidi nella rocca di quello straniero dallo sguardo obliquo, perché è lei la coraggiosa nella famiglia. Ed è sempre così. A questo non si viene mai meno. Bisogna ricordare che un po' Benito Mussolini aveva fatto anche il maestro. Il titolo lo aveva conseguito presso i gesuiti di Romagna, ma aveva anche una specie di laurea magistrale che gli consentiva l'insegnamento del francese. Un po' lo fece il maestro, poi mise incinta una collega e quindi dovette allontanarsi verso il nord. Per di più era un noto socialista, quindi andò molto al nord. Approdò a Trento, dove c'era un eroico giornalista. Le strade dicono quanto fu eroico, perché finì impiccato con la divisa dei soldati italiani al castello del Buon Consiglio. Si chiamava Cesare Battisti. La rivista socialista di Cesare Battisti vendeva 300 copie. Il giovane Mussolini propose di scrivere un feuilleton. E appena uscì l'amante del cardinale, con tutto quello che c'era, ed era uno dei più famosi cardinali trentini, passò a 20.000 copie. Evidentemente, se fosse rimasto a fare il giornalista, non sarebbe finito a piazzare Loreto e avrebbe fatto probabilmente dei soldi davvero. Questo c'entra con la biblioteca dei miei ragazzi, c'entra moltissimo. Perché Gordon lo vieta e i ragazzini, mio fratello per esempio, che quel giovedì andarono a comprare l'avventuroso sfogliando il tiranno Ming e il suo nemico Gordon, trovarono i tre eroi in camicia nera con il titolo I tre di Macallè. Era fatto da Vichy, un disegnatore straordinario, ed ebbe successo e fece scordare i bellissimi disegni insuperabili di Alex Raymond, quello di Gordon. Come si comportò Mussolini con la biblioteca dei miei ragazzi? Molto più astutamente. Disse al camerata Salani di tenersela,
ma di mettere in mezzo un po' di maschietti. E trovò una penna terrificante in Gino Chelassi, che mise in camicia nera tutti gli eroi dell'altra biblioteca dei miei ragazzi, e questo è il più tipico saettino puro sangue meneghino. Non è tutto internet quel che riluce, come dicono nelle fiabe, e io non lo uso, ma i miei amici sì, hanno trovato Gino Chelassi, ostile al regime. Ah, beh, insomma, se questa è l'ostilità al regime, i ragazzini di Chelassi battono le ragazzine della Semen? No, però si danno da fare la loro parte. Qui, per esempio, il giorno dopo Saettino trovò a casa una chiamata urgente alla casa dei Balilla. Abituato ormai a siffatte chiamate, non se ne preoccupò molto, ma con la consueta premura si presentò alla sede. Li trovò il suo capo manipolo insieme col centurione e lo interrogarono con un fare che aveva del misterioso. «Sei stato tu», gli disse il capo manipolo, «a eseguire il pagamento della tassa d'ammissione tra le piccole italiane della bambina Mirina Parrini?» «Sì, signore». «E hai dato in pagamento un biglietto da 10 lire?» «Sì, signore, mi hanno anche dato il resto». «Non ci interessa il resto. Il biglietto che hai dato è per caso questo?» Il capo manipolo mostrò al ragazzo un biglietto da 10 lire. «Ma che volete che sappia? Sono tutti uguali. Può darsi che sia codesto. Anche quello che detti io mi pare, infatti, che fosse un po' consumato, ma che sia proprio il medesimo non potrei giurarlo». «È questo», fu subito messo da parte. «Perché? Non è buono? Sapevi che era falso? Io? Ma vi pare che se lo avessi appena sospettato l'avrei dato in pagamento? Dunque il biglietto è falso. Ora noi preme di sapere con certezza la provenienza del biglietto, cioè chi l'ha messo in circolazione per primo, ma non bisogna fare pubblicità. Sono indagini da eseguirsi con la massima segretezza». Da quel momento Saettino Balilla Meneghino sconfiggerà una banda di ladri, di falsificatori di monete, di potentissimi, che farà tutto lui, dimostrando che anche i maschietti sa fare qualche cosa. È piuttosto curiosa questa dimensione, perché in realtà un'impresa così ha ovviamente ragione Eco, non si è più potuta ripetere, perché bisogna essere dotati di cultura, di capacità, di prospettiva pedagogica. Noi pedagogisti, dico indicando Gianni, sappiamo che c'era in questo momento in Francia una tensione molto forte, che si espresse in un famoso volume mai tradotto in italiano, che si chiamava «A Quatien, la supériorité des anglo-saxons». Cioè, ma com'è che tirano su della gente così e noi no? E allora mandarono in ispezione un gruppetto di pedagogisti che dedusse tutta una serie di ragioni che non si poterono applicare se non una scuola sperimentale che studiavamo, che era l'École de Ross, dove si praticavano le abilissime movenze pedagogiche degli inglesi
tutte tese a tirar fuori dei guerrierini adatti a conquistare colonie. Quindi un giro mica da poco a studiarlo davvero. La contrapposizione delle eroiche bimbe francesi agli eroici ragazzini che seguiranno le orme di Kim è, secondo me, però ancora più geniale, perché operare sulle bambine vuol dire averle davvero conosciute. E qui non si ha mai paura né di castelli né di orchi fittizi o reali, e si segue sempre questa indicazione molto bella e molto saggia: le bambine non possono scrivere col loro nome. È il contrario della regola sociale per cui si deve sempre firmare col proprio nome. La bravissima conduttrice della rubrica delle lettere, che è importantissima, Seri, Mapti Seri, Mapti Rosa d'Algeri, o mia piccola rosa d'Algeria. Dentro però non c'è mica tante rose d'Algeria. Ti disturbano e ti danno fastidio nella stradina. Cava fuori una di quelle scope con quei bastoni, Mapti Adoré, e dagli con la testa durissimamente. Può darsi che non ti disturbino più. Intanto gradisci tutto il mio cuore. La cosa più interessante, noi ne possediamo una quindicina di annate, le lettere con i soprannomi, la localizzazione coloniale, meriterebbero tutto un altro discorso. Guardiamo allora che io indico come libro preziosissimo un libro di Eco che ebbe meno successo, ma ne meriterebbe invece tantissimo, perché racconta un momento della storia dell'educazione in Italia, e lo fa con una bellezza di tono, con una chiarezza di intendimenti che mi fa reputare questo uno dei libri più belli sull'andamento della pedagogia dei suoi coetanei, la tecnica di apprendimento, i sogni collettivi, il passaggio dal fascismo alla resistenza che si ha anche qui dentro. Poi ci sono io con il mio testo, che è questo, Una settimana con molte domeniche, perché è la semaine di Suzette. Poi non l'ho potuto portare perché è gigantesca. Ce l'ho, e questo significa che è anche negli archivi dell'università. Succede che alle volte si trovino degli straordinari studenti che sanno fare dei lavori bellissimi. Allora questo Drôle de Drame nel giardino d'infanzia, la letteratura per l'infanzia negli anni 30 in Francia tra reale e immaginario, è una tesi di laurea al DAMS, candidato Fausto Rizzi, relatore Antonio Faeti, anno accademico 90-91, e c'è tutta la letteratura della Semaine de Suzette, ma con un geniale e innovativo modo di indagine. Cioè il giovanotto, che è espertissimo in filmologia, va a cercare i supporti nel cinema francese. Fa una lettura parallela a livello di Drôle de Drame, che è la dimensione narrativa più tipicamente filmica e romanzesca, e ci riesce. Poi Giorgio Bacci, Da Pinocchio a Harry Potter, 150 anni di illustrazione, nell'archivio Salani. E indico che c'è un mio saggio anche qui, e si chiama La stella di Semplicina, ed è a pagina 127.
Poi indico questo preziosissimo volume della serie annuale degli almanacchi Bompiani, tutti fatti da Eco, e questo è quello del 72, il ritorno dell'intreccio. Cosa è l'intreccio? Che tipo di rapporti possiamo e dobbiamo avere con l'intreccio? Come si manovra? Che storia ha? Non che storie, ma che storie. E poi c'è quello che è citato in Eco. Questa è la versione post-bellica. Come vedete, andava avanti, l'ho portata appunto perché questa è la teleferica misteriosa, ma con veste innovata, perché si partiva da qua. Questa era la veste francese, questa è la veste Salani vecchia, questa è la veste Salani nuova. L'incipit resta memorabile. È proprio l'incipit, non frodo, non porto via niente. Signori, la seduta è aperta. Questa frase fu pronunciata in tono sicuro da Paolo, grande indice dell'Associazione della Mano d'Argento. Radunata nell'autorimessa del collegio, il Gran Consiglio era completo. Paolo proseguì. Signori, questa è la terza seduta che si tiene dopo quella della fondazione della nostra società. Dice lo statuto che ogni seduta verrà aperta con la relazione dei 5 alti membri costituenti. Ma se lo sappiamo a memoria lo statuto, passiamo ai fatti. Stutta zitto che non c'entri per nulla. Mario, il grande indice, sono io. Tu non sei altro che l'ultimo dei consiglieri. Sei infatti il mignolo. Se vuoi parlare, domanda dopo la parola. È passata a una maschilizzazione che gli riuscì, peraltro, anche nella dimensione fumettistica. Trionfalmente in quella del memorabile Corriere dei Piccoli, perché con De Seta, che chiamava Re Giorgetto d'Inghilterra e il ministro Ciurcillone, e c'era tutta una propaganda di guerra contro gli inglesi che perdevano perché stupidi e troppo mangioni. Corriere dei Piccoli, manca il più affascinante, più incredibile, più bello, il giornalino dei cattolici che si erano buttati anche loro a partire dal 35, il Vittorioso, il quale era talmente diverso anche dalla Semente Suddette da costituire una misura intangibile, irraggiungibile per la bravura di chi lo faceva. Memorabile il nome di Iacovitti che si sta ristampando, riscoprendo proprio adesso. Ma tanto non c'era nessuno, cioè Iacovitti, vabbè, era una presenza straordinaria, ma tutti, a partire dal copertinista, perché aveva copertine, che si chiamava Cesar, e con Anna siamo andati a intervistarlo, ufficiale tedesco, combattente in Africa, acquerellista dalla Siare, proprio come dipingo anch'io, ma lei come soglie, con un solvente. Ah, caro amico, ma questo è impossibile! Acqua di rubinetto! Non ci credo, vedo che c'è un coagulo. Furbo, ma bisogna averci la mano! Il Vittorioso era quello che ribatteva tutti. Come stiamo andando al momento? Si è passati ad altri strumenti. Oggi questa meraviglia di stampa per l'infanzia non si può dire che abbia avuto nessunissima forma di eredità. Personalmente
nei confronti di questa latitanza, di questa mancanza, io sono addolorato e polemico. Poi troviamo l'altra colonna, e Marthe-Marie de Courson de la Villeneuve, nata ad Amiens il 2 febbraio del 1875, morta a Parigi il 29 aprile del 1957, ci dà la petite pantoufle d'Arzan, che è quella che ho sempre indicato come la più amata narrazione all'interno di questa collocazione, e perciò ce l'ho messa perfino qui. Poi abbiamo Anna Levi, questo qua, storia della biblioteca dei miei ragazzi, non c'è altro che da lodarla, ha fatto un lavoro straordinario. Ada Gigli Marchetti, libri buoni a buon prezzo, le edizioni Salani, testo ottimo. La casa editrice Salani, 1862-1962. Yvonne Loisel, La casa dei garofani bianchi, c'è per mostrare come si facevano le mutazioni quando subì la seconda, quella relativa all'idea Salani non chiuda ma ci metta dentro delle eroine americane. E così arrivò fino alla sponda degli anni Sessanta e più non ci fu. Indico che abbiamo scelto Anna, come al solito, le immagini di Marina Battigelli, perché è una nuotatrice che vedrete adesso assolutamente straordinaria e comunque superiore agli illustratori e alle illustratrici della Semaine des Suzettes, questo per entrare un pochino in polemica. Ho portato anche, e voglio partire da qui, uno dei libri che si facevano da parte dell'editoria propriamente fascista per combattere l'esito non fascista di questi romanzi. È molto attuale, e sentirete fra un po' perché. I disegni sono di quell'incredibile, stupefacente disegnatore italiano che si chiamava Beppe Porcheddu e che qui è collegatissimo alla narrativa fascista, ma è morto come partigiano nella stessa banda dalla quale faceva parte Italo Calvino. L'ho saputo proprio da Italo che Porcheddu era nella loro contingente. Per dire come non scherzassero, sentite come viene descritto Lenin nel famoso passaggio di cui si celebra il centenario, quando dalla ultrafamosa stazione Finlandia entra nel territorio zarista che di lì a poco vedrà la rivoluzione d'ottobre, novembre nel nostro calendario. Capitolo terzo. Avventura nella Russia bolscevica di Alda Bonincontro Bersanetti. Resiste l'idea che siano sempre scrittrici. Nei primi mesi del 1917, quando la Grande Guerra infuriava sui campi insanguinati della vecchia Europa, un nero vagone sigillato come una colossale bara partì dalla Svizzera. Attraversò la Germania col consenso di quel governo. Il 4 aprile oltrepassò la frontiera russa. Ma purtroppo il vagone non era una bara. Trasportava un uomo vivo, uno spaventoso piccolo uomo vivo, su cui cammino nella disgraziata terra di Russia, già desolata, oltre che dalla guerra, dai primi prodromi cruenti della rivoluzione, dovevano scorgare fiumi di sangue e miseria senza fine. L'uomo era piccolo, tozzo, calvo, con una faccia da tartaro ebraico, dagli occhi piatti lampeggianti di odio. Nel suo vagone piombato rimaneva seduto per lunghe ore immobile,
con i gomiti appoggiati alle ginocchia, la testa fra le mani. Un'impassibilità di idolo asiatico impietriva i lineamenti dal suo viso angoloso. Gli occhi si fissavano a lungo, vitrei, sul medesimo punto, ma in fondo al suo cuore ruggiva la più tremenda sete di sangue e di vendetta. Si chiamava Vladimiro Uc Ulianov, ma era cresciuto sotto il nome di battaglia di Lenin ed era destinato a diventare il primo commissario del popolo russo, a impersonare il bolscevismo nella sua più tremenda, negatrice, devastatrice funzione. Era nato a Simbirsk nel 1870, da famiglia di nobiltà ereditaria, e aveva 17 anni appena quando suo fratello Alessandro, complice di una congiura contro la vita dello zar, che avrebbe dovuto essere ucciso col lancio di una bomba durante una passeggiata, era stato scoperto, arrestato, impiccato. Aiuto. Per la verità non è così. Mi permetto, da studioso della materia, di dire che non è questo il punto. È la famosa scalinata della corazzata. È lì che fu fucilato suo fratello. E mentre piangeva a tavola, e il padre gli chiedeva: «Cosa c'è, Vladimir? Cosa c'è?» E lui rispondeva: «La pagheranno». «Chi?» «Lo so io». 10 anni dopo la pagarono. Erano tutti convocati a combattere con la letteratura per l'infanzia, e fa venire veramente una sensazione di preoccupazione il fatto che al momento sia molto meno vigile di quando se ne occupavano persone come Eco. La prima cosa che abbiamo concepito insieme, ma non ci hanno dato i soldi per realizzarlo, nel 68-69, era un controlibro di lettura che si chiamava Ammazza l'uccellino, e doveva uscire con il nome Eco Faeti e fare da falso libro di lettura, perché dentro c'erano delle gran boiate, ma né alla Bompiani né nelle case in cui lo porgevamo, lo offrivamo, il libro passò e rimase nel cassetto a metà per uno con amare risate. Tutto questo dimostra, se ce ne fosse bisogno, di quale delicatezza sia l'insieme della letteratura per l'infanzia e all'interno di questo insieme anche la collocazione, perché noi adesso torniamo nel nostro corso, che è un corso fino a maggio di narratrici. E perché questa passione per la petite pantoufle d'argento? Perché ho amato la piccola pantofola d'argento? Ma adesso fa venire i brividi, per la verità, a pensarci. Perché che storia racconta la piccola pantofola d'argento? Racconta la storia di una ragazzina che dalla Cecenia, mi sembra di averla già sentito dire, dove si combatte tutte le volte che si può per l'indipendenza contro l'atroce dominio degli zar, esercitato attraverso la ferocia torturatoria dei cosacchi, e a protagonista è scelta una bambina che viene rapita, che prosegue con molta intelligenza negli itinerari, e il libro è stato scritto prima della Prima Guerra Mondiale, quindi Myriam de Carnac la sapeva lunga, perché ha indovinato uno degli spazi più tremendi, più dolorosi, per due motivi: perché poteva nascere di lì il conflitto, nacque infatti lì,
e poteva trovare a quella dimensione, all'interno di quella sofferenza, perché cosa volevano e vogliono i ceceni, i russi fuori da a casa loro. E questo ce lo siamo rivisti all'inizio degli anni 90, dopo il celebrato arrivo di Gorbaciov dal Mar Nero con le deflagrazioni e quanto altro, e di nuovo migliaia e migliaia di morti. Quindi evidentemente si tratta di un testo molto molto particolare, perché lì viene rapita, viene portata all'interno della più atroce esperienza allora, l'impero ottomano, finisce bambina in un harem con la promessa di essere poi inserita a tutti gli effetti fra qualche anno nell'harem vero, ma viene salvata da un gruppo di coraggiosissime suore francesi che per caso si trovano lì. Ha avuto sempre al cuore la pantofolina d'argento che cecena, e quindi con costumi molto simili a quello dei dominatori imperiali della Grecia allora, della Turchia e di quant'altro, l'elemento che ricorda la casa. La piccola pantofola d'argento di Myriam de Carnac merita una lettura d'inizio, fare sentire qual era la tecnica. Qual è la tecnica, a proposito, in senso narratologico? Questi sono tutti feuilleton, anche quelli degli italiani che copiano, come Saettino, si legano al feuilleton. Allora qualcosa sul problema del dar feuilleton ai bambini bisogna anche dirlo. È valido? Si può? Ha senso? Funziona? Cos'è innanzitutto il feuilleton? Il feuilleton si chiama così a partire da quel foglione, il feuilleton appunto, che Le Journal de Débat nell'annata 1844-46 regalava ai suoi abbonati. È famosa, ed è vero, una narrazione che rimanda all'importanza delle Journal de Débat e del feuilleton. C'è una crisi di governo imminente, sono gli ultimi anni di regno di Luigi l'Inutile, perché non riuscì a combinare niente. Siamo alle avvisaglie della rivoluzione e entra il ministro dell'economia, della finanza e, come si diceva allora, delle monete, ha una faccia travolta, tutti gli vanno vicino, l'episodio è vero, gli vanno vicini e gli dicono: allora la borsa, Londra, che succede? Questo lo guarda. Cosa? Ma quella faccia. La faccia si riferisce che la nuvola è caduta dal ponte, forse sta annegando. La protagonista dei Misteri di Parigi, che il giorno dopo ovviamente verrà tirata su per i capelli, perché il romanzo deve continuare per altri anni, ma lo credevano afflitto per la crisi mondiale, l'episodio è vero, pensava invece che la luva, stesse per annegare nella Senna. Che cos'erano? Cadenze, momenti che si strutturavano in un certo modo, titoli. C'è una bellissima poesia di Marino Moretti, in lode della nostra feuilletonista più in grande stile, più innovativa, più letta, Carolina Invernizio. In morte di Carolina Invernizio è un
meravigliosa poesia, perché è anche un saggio sul valore del romanzo d'appendice, a cui lui assegna una positività. È ovvio che adesso c'è ancora, sono i serial televisivi. È anche vero che infatti Marx ebbe parole molto positive a proposito della diffusione popolare del romanzo d'appendice. A proposito, come facevano a leggerlo, dato che erano analfabeti? Ho provato l'ebbrezza anch'io. Bambino sfollato dalla nonna a Savigno, con una candela in mano e il libro, leggevo di modo che tutti i coinquilini sentissero. Il terzo piano, il quarto piano. Ma la Louvre si salva, silenzio. La Louvre allora guardò le Chourineur e gli disse: uccidetemi. Ma la uccide poi, silenzio. Una dimensione molto partecipata che anticipa da un lato i feuilleton a fumetti, anche lì c'è tutta una dimensione poco studiata, poco conosciuta, perché per esempio perché da 70 anni Duritex, non so chi lo saprebbe dire, ma neanche la dimensione innovativa di Martin Mister prima e di Dylan Dog dopo sono facilmente spiegabili. Io quando fui incaricato di fare la Treccani per i piccoli, mi affrettai a portare a Roma chi faceva Martin Mister. Ma Antonio, vuoi provocare? No, ascoltateli. Sentite cosa farebbero loro per i bambini. Eh già, io no, non ero più nella scuola elementare, quindi la svolta Bonelli non ho potuto vederla. Però le mie bambine e i miei bambini, più le bambine, leggevano in un certo modo i grandi fumetti della nostra epoca, degli anni 60, e mi insegnavano, perché a me non piaceva, cos'era Diabolik. Mi facevano proprio delle lezioni strutturaliste, ma non ha visto che dopo lei non c'è più. Lo vedo, basta aprire e lei non c'è più. Oh, ma allora si fa così. Perché effettivamente c'è nella dimensione seriale, nelle puntate, nella sparizione-riapparizione, nei meccanismi, qualcosa che è preziosissimo, e credo che ormai le neuroscienze arriveranno a spiegare anche quello, perché nei confronti di un'opera che leggi non spezzettata e senza l'attesa, l'opera spezzettata che ti devi guadagnare, per la quale devi ansimare, ha qualche cosa che è in noi lettori, consumatori, e quindi il feuilleton trionfa, viene esportato dappertutto. Bisogna ricordare che tanto l'Isola del Tesoro quanto David Copperfield sono feuilleton, non escono in volume, addirittura mi è stata regalata la scansione, cioè mi è regalata Eco appunto, la scansione dell'Isola del Tesoro, e fa un certo effetto, perché la riproducevo con i miei bambini a scuola e sei lì, Jim è chiuso dentro la botte con le mele, e dopo, beh, intanto mi faccio una mela, e poi vado avanti a raccontarvi di quel boia di Flint. Domani? Ma come domani? Facciamo scendere giù quella mano. Le puntate, la suspense,
i ritmi narrativi, il sapere veramente giocare, sono tutte cose che ovviamente ci sono anche nella Semente Suzette e ci sono anche in questo tipo di romanzi, sempre e comunque, perché ce ne sono di quelli, questa è la prima edizione italiana, quindi diversissima, del più famoso, del più amato, del più letto, è 8 giorni in una soffitta. E è chiaro che questa veste o questa veste indicano che Salani sta procedendo a una certa rivisitazione. E poi altra bellissima serie, sempre di Zero, Il signor Tito, e sono avventure autenticamente gialle che vanno avanti in questo modo, ma possiamo vedere qual era la differenza. Cioè, questo è il mistero del castello in versione francese, questo è il mistero del castello all'approdo Salani. Come vedete, chi gioca meglio, in funzione anche dei bravissimi copertinisti, non c'è dubbio che sia Salani. Questo evidentemente potevano farlo, così nobile, così severo, così poco ammiccante nei confronti di un pubblico largo, perché era già tutto molto consolidato e, a differenza di noi, che non riuscimmo mai ad averlo, avevano la Semente Suzette. Nell'immensa pianura un branco di pecore pascola tranquillamente e un cane gli fa la guardia. Un giovane mandriano, seduto sul musco all'ombra di un sicomoro, suona il flauto vicino a una fanciulletta di 7 anni che l'ascolta con attenzione. Ella ha il grembo pieno di fiori e con essi intreccia delle ghirlande. Ancora, Mitia, ancora. Ed alza verso il compagno i suoi occhioni color del mare frangiati da ciglia nere. Un'altra canzone soggiunge, una nuovissima, che tu non abbia suonato mai. Il pastore, che è un giovanetto con capelli biondi, occhi neri e profondi, inizia un nuovo ritornello, un'aria dolce dalle note flebili. Oh, è troppo triste, Mitia, supplica la bambina, tu mi fai piangere. E lo dice con un sorriso che scava una fossettina nel mezzo delle sue gote. Ella implora. Non è qualcosa di più allegro. Descrivi col flauto il galoppare del mio cavallo. Oppure, sai, le mie carole della sera, le mie danze preferite. Il giovane artista, senza cessare di suonare, passa docilmente da una melodia all'altra, accondiscendendo al capriccio della fanciulla. Dal flauto che egli ha fatto con una canna, trae suoni armoniosi e sorprendenti e con abili passaggi raggiunge insensibilmente un'aria di danza che è un succedersi di note sbalzi, rapide, sul ritmo circasso. Una di quelle canzoni nazionali, dalla musica bizzarra e selvaggia che la gioventù di Vladi Calais balla ogni sera al suono dei liuti e delle cuzzie. D'un balzo Tamara è in piedi, una pioggia di pervinche cade dalle pieghe della sua veste ed ella, attenta al tempo, si mette a ballare. Ma c'è dell'altro ed è qua. Mitia, siamo già al quarto paragrafo,
Mitia è veramente pratico nel curare le morsicature di vipera. Tamara se lo ripete durante il dormiveglia, che la intorpidisce così dolcemente. Non sente il dolore della gamba, che pure è arrossata e infiammata, e desidera rimanere lì per lungo tempo senza parlare, senza muoversi. Le sue idee si confondono a poco, le sfuggono. Da quanto tempo Mitia l'ha lasciato? Sono passate dei minuti oppure delle ore? La fanciulla non saprebbe dirlo. Del resto le importa poco, perché lì, in quel torpore, si trova bene. Frattanto, come in un sogno, sente risuonare dei passi. Sarà Mitia che ritorna. Bisogna svegliarsi e alzarsi. Il piede le farà male. Ma Tamara sente di non poter nemmeno fare lo sforzo di aprire le palpebre. È così stanca. Per fortuna Mitia la porta via senza dir parola. Ella si sente dolcemente sollevata da terra, stretta nelle sue braccia vigorose e poi a poco trasportata in una veloce andatura. La fanciulla non si risolve ad aprire gli occhi, appoggia sospirando la testa alle spalle di colui che la porta, ma poco dopo alza gli occhi e s'accorge che è uno sconosciuto. Chi è quest'uomo con i grandi occhi neri, scaltri, col colorito giallognolo, col naso a becco d'aquila, che cammina così svelto? «Mitia», mormora la piccina. «Ma aveva detto d'aspettarlo. Dove è andato Mitia?» L'uomo le tronca la parola. «È proprio Mitia che mi manda. Mi ha pregato di venire a cercarti perché qui vicino ho il cavallo e ti potrò ricondurre più presto al villaggio, dove poi Mitia arriverà a piedi.» «Ah!» esclama Tamara. «Sono contenta. Sai stare a cavallo?» «Se sa stare a cavallo!» «Non la conosce dunque quell'uomo per fare una domanda all'intrepida piccola amazzone di Vladikale?» «Di certo non è del paese.» E quella prospettiva di una corsa a cavallo richiama un sorriso sul volto della fanciulla, ma la stanchezza la vince e, facendo segno di sì col capo, chiude gli occhi, culata dal passo regolare del suo portatore. Ma egli va lesto, molto lesto. Prima di chiudere gli occhi, Tamara si accorta che costui porta nella bandoliera una grande borsa di cuoio, come usano i merciai ambulanti, e questo particolare la richiama alla mente quell'uomo da cui suo padre aveva comprato per lei delle collane nella stoffa di seta e la sciarpa scintillante. La fanciulla non si rende troppo ragione di quel che succede, non sa di sicuro dove si trova, perché quella brusca fermata, quella voce sconosciuta che dice «non bisogna prender fresco», e non la rivedremo a casa mai più, perché proseguirà verso la soglia, la sublime soglia del Gran Sultano. Non abbiamo al momento niente del genere, non c'è un feuilleton dei piccoli da nessuna parte. Storicizzandolo e mettendolo come richiede il motivo fondante del corso di quest'anno nella letteratura al femminile, quali riflessioni sono doverose, necessarie, indispensabili? In primo luogo mi sembra di capire Semaine de Suzette, la Bibliothèque de Suzette, l'immenso successo, la traduzione in Italia, la capacità di resistenza nei confronti della censura fascista, tutte queste componenti. A proposito, come si comporta la storia della letteratura per l'infanzia
con questi prodotti. Li maledice tutti. Dice che è robaccia, che non si deve dare ai bambini. E su questo tutte le storie, ovviamente, dato il mestiere che ho fatto per tanti anni, le possiedo tutte, sono concordi tutti. È robaccia e non deve essere data. Interessante che tutti quelli che la condannano, cioè tutti, mettano in opera proprio gli elementi che conducono tanti lettori ad amarla. Dicono la frattura che risente di Feuilleton non va bene, non è pedagogica, bisogna dare cose fluenti che non abbiano questi passaggi, queste interruzioni, questi rapimenti. Anche se in generale scrivono nel dopoguerra, però rimpiangono motivi fascisti, e questo può apparire anche strano, cioè non s'azzardano a dire aveva ragione Mussolini a fascistizzarla, ma quasi lo dicono, perché dicono ci sono troppe bambine straniere, non va bene per il pubblico infantile italiano. Poi, oltre a non piacergli la scansione, oltre a non piacergli il fatto che dominano le bambine, non piace negli storici della letteratura per l'infanzia che in realtà poi queste storie non sono mai di disimpegno. Cioè, la più celebre di tutti, 8 giorni in una soffitta, scoprono che questa orfanella è sfruttata aspramente da una megera che la custodisce dopo che ha perso i genitori, ma s'azzardano a rapirla, e la parte più bella è quando la nascondono nella soffitta, ma per nutrirla cambiano il nutrimento. Il latte non ti era mai piaciuto, tesoro, ne voglio tantissimo, perché è per la bambina. I dolci, ma volevi solo cose amare, ho una cotta per i dolci, perché deve andare su. Cioè questa dimensione feuilletonistica è una dimensione che invece è utile, così come lo era, al punto che Marx ed Engels, nelle riflessioni sul feuilleton, ritengano che i misteri di Parigi conti moltissimo per i morti del 48 a Parigi. Nel senso che quello che si imparava, e lì c'è un grosso argomentare che riguarda anche questa zona, si obiettava da parte degli interlocutori in negativo, ma Marx ed Engels non si sono accorti che non è la verità operaia, è una verità da feuilleton. E viene da dire meglio così. Perché? Perché l'enfatizzazione, che comunque è necessaria, rende i problemi più animosi e urgenti. E questo accade anche nella versione per i piccoli. Voglio dare la parola a Gino Chelazzi, a fare sentire se si può avere un feuilleton fascista. In realtà bisognerebbe dire, come disse il mio caro amico che abitava a 50 metri da qua, il sommo critico e studioso di cinema Renzo Renzi, in un testo mirabile che si chiama Il fascismo involontario, cioè, guardate che Mussolini studiava il feuilleton, ne ha scritti 2 con immenso successo, e poi al cinema muto faceva le boccacce anche lui, perché sapeva che senza quel modo non riesce a interloquire. Capitò un grosso guaio nel 75
all'ANPI, Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia, perché ci mettemmo nell'idea di ridare in giorni successivi tutti i cinegiornali fascisti che avevamo trovato. Dovemmo smettere nel primo pomeriggio. La gente applaudiva. Ne passammo nella sede ANPI, che allora era sopra il Roxy Bar, eravamo lì abbattuti perché date ai liceali, lui con la faccia così, oppure così, con quelle cose che sapeva fare solo lui, che il feuilleton lo conosceva, io amo la Puglia, perché solare, e quindi fascista. Inarrivabile, neanche Emilio Ghione dice. Allora qual è il problema? Che non lo combatti col divieto, lo combatti sul terreno, cioè hai voglia di dire, e infatti non lo disse, non voglio il feuilleton per le bambine, basta. Disse non voglio Ming, e quello lo fece proprio espellere dalle edicole italiane, ma non disse mai via quelle bambine francesi, stiano lì ma abbiano accanto a sé dei balillini. È una grossissima lezione che è attualissima anche oggi, perché in realtà se osserviamo il rapporto fra infanzia e cronaca, oggi come lo possiamo pensare? Non è certo quello che avevo quando facevo pubblicare sul Caffè, la più avanzata, raffinata rivista letteraria dell'epoca, i riassunti dei miei bimbi su ciò che vedevano per televisione. Oggi non sarei assolutamente capace di fare una cosa del genere, perché allora si prendevano dei pezzetti di feuilleton televisivi e poi con l'asprezza di cui sono capace le ragazzine di 11 anni, le ragazzine di 10, si torchiavano, si è preso tantissime botte la versione televisiva di Dickensiane, perché quelli li avevamo già letti e quindi dicevano sono cose molto brutte. Il resto se l'è preso Ubaldo Lai molto tranquillamente nelle recensioni pubblicate sul Caffè dei miei bambini e delle mie bambine. C'era simpaticamente scritto che una faccia da cretino così fargli arrestare dei gangster monumentali era una cosa che non si poteva credere nella maniera più assoluta. Quindi le mie recensioni, le recensioni delle mie classi erano ferocissime e andavano al succo della dimensione feuilletonistica, che sono le interruzioni e il famoso a suivre, a seguire. Il nostro si trasformava in continua e quindi c'erano queste cose. Vediamo cosa si propone Gino Chelazzi quando pone in opera Saettino. Questa è la pagina numero uno. La famiglia Carretta. Buongiorno signora Filomena, come sta Marina? Un po' meglio, non ho più la febbre. Oh, meno male. Salutatela tanto a nome mio. Volentieri Saettino, ma tu dove vai? C'è la radunata stamani. Sono già in ritardo e se non faccio presto corro il rischio di prendere una punizione. Vai allora, Saettino, e che Dio ti benedica. Il ragazzo, fiero della sua divisa di balilla, riprese a scendere a precipizio le scale del grande casamento, mentre la vecchietta con la quale aveva avuto questo breve dialogo continuò a salirle. Quando il ragazzo fu nell'atrio del terreno,
Trova la portinaia che lo aspettava col viso rabbuiato sulla porta del suo stanzino. «Non sapresti scendere le scale con un po' più di garbo senza fare tanto rumore?» gli disse. «Madama Cesira», rispose il ragazzo con fare leggermente canzonatorio, «anzi, donna Cesira, perché questo è più italiano e quindi fascista. Quando avrete fatto mettere l'ascensore del padrone di casa, non si sentirà più il rumore di chi scende le scale, ma fino a che l'ascensore non funziona, bisogna che voi e i vostri riveriti inquilini si rassegnino, perché chi è costretto a scenderli in fretta non può stare a prendere la misura dei passi. Tutti hanno fretta, ma il fracasso lo fai solo tu. Contentatevi allora di avere uno solo tra i vostri inquilini, un po' rumoroso. Cosa fareste se tutti fossero rumorosi? Sei impertinente. Andate là, signora Cesira. Attenta a come parlate, perché quando io sono in divisa non tollero offese. E quando non sei in divisa, beh, neppure allora. In ogni modo, io non t'ho mica offeso. Va bene, va bene. Vuol dire che ritirate la parola. Per questa volta accetto le vostre scuse, perché ho fretta. Tenete a freno la lingua, però. E il ragazzo, fischiettando l'inno dei Balilla, lascia in atto la portinaia per avviarsi a passo affrettato, con la testa alta, agitando le braccia, per il corso di Porta Ticinese alla casa dei Balilla. Simpatico ragazzo quel saettino, bruno, ben formato, con certi occhi che guizzavano e penetravano, figlio di un commissario di una ditta privata, l'agenzia Italo-Svizzera, gli avevano appioppato nel casamento quel soprannome di Saettino per la grande vivacità, ma il suo nome è vero Ettore. A quel soprannome ci teneva e ci aveva aggiunto la frase «puro sangue meneghino» perché si compiaceva di essere, oltre che italiano, nativo della città delle cinque giornate, nonché del fascio primogenio. Aveva solamente 12 anni, ma era così robusto e sviluppato da dimostrarne anche di più. E viene in mente che la prima brigata nera si fermò proprio a Milano e si chiamava in dialetto. Aveva nel gagliardetto nero «Forza Bagai, forza Fighezzan, per la gloria d'Italia e de Milan». Giurerei che avevano letto Saettino, perché questa storia del Balilla e la portinaia è di una pesantezza pedagogica da imporre riflessioni. Prima della splendido apparato di immagine, veniamo come al solito alla presenza femminile, che è grandissima. Niente poteva essere fatto alla Gautier-Langros senza quelle firme. Questa è un'invenzione pedagogica che non poteva mancare in questo corso, perché è un'invenzione al femminile. Guardate che lo è in maniera molto, molto robusta. Perché? Perché c'erano già, erano quelle di Salgari. Sono appuntate anche quelli di Salgari, i briganti del Rin, il corsaro nero, inventati in una biblioteca con degli atlanti sotto gli occhi. E perché non fa mai un feuilleton che si svolga nei viali di una cittadina brettone? Perché non ne è capace. L'unico romanzo, La Bohème italiana,
che si svolge a Milano e un po' a Torino, non fu nemmeno riproposto. Lui ha bisogno dell'altrove. Le narratrici della Biblioteca dei miei ragazzi e della Bibliothèque de Suzanne, no. Qual è la potente differenza? È che rendere affascinante il Mahdi con i suoi rivoltosi che uccisero il generale Gordon è una cosa che richiede un certo impegno, ma vedersela col fattore della fattoria Tre Querce che ha fregato una lepre al curato è una cosa che richiede un impegno infinitamente maggiore. Quale? È quello appunto femminile, l'osservazione minimale, l'attenzione circostanziata che c'è sempre nella letteratura femminile a qualunque piccolissimo fenomeno, il gusto per le sfumature, i soprassalti sì, ma soprassalti non eclatanti. Non ci sarebbe, ci sono anche delle scrittrici straordinarie dell'avventura, ma neanche sotto tortura darebbero un finale al Corsaro Nero come quello che ha. Guarda lassù, il Corsaro Nero piange. E c'è la parola fine. A una scrittrice di questo genere questa roba farebbe sghignazzare. E allora abbiamo queste intelligenti, attivissime, perspicaci bambine che hanno sempre anche un pochino di giallo, che sono avventurosissime senza mai paura. Perché facevano così? Perché addirittura aggredisse la gloria stupenda della Fémillette di Sarnaudier? E perché sono i primi anni in cui, chiedendo il voto, in cui buttandosi addirittura sotto i carri dei gendarmi mandati a colpire le soubrette, si pensa a una differenza come valore. E questo è il messaggio che promana dalla scrittrice che abbiamo oggi. Non mi vergogno affatto che mi piacciono i tovaglioli raffinati, perché comunque a risolvere il mistero del castello ci andrò io. Amo il piacere della tavola, mi interessano i profumi, mi piacciono le sete, ma l'orco del castello dimostrerò che è un povero ubriacone che dovrebbe essere curato invece che fare paura a tutta una vallata. Questa è la struttura chiave di tutti i contributi femminili, che sarebbero solo quelli se con l'acutezza del vecchio feuilletonista Mussolini non avesse pensato di allineare un saettino ad ogni Françoise, così che portò avanti questo esperimento. E come andò? È una cosa che si è potuta fare, l'abbiamo fatta con Eco, per esempio. Andò che perse. Non si battono le fanciulle della biblioteca dei miei ragazzi. Sono imbattibili in senso pedagogico. I ballerini si misero a lato, come fa Saettino, la collana affrontò la guerra, fu ristampata perfino sotto Salò, e più acutamente invece gli americani ci vollero mettere le mani, con un'abilità, devo dire, straordinaria, perché le autrici americane, in particolare Elizabeth Wright, erano più brave delle feuilletoniste francesi. Per me
lo sbaglio del quarto piano resta comunque uno dei più belli. Erano già quelli con Truman presidente, con l'eredità rooseveltiana, con tutta un'altra storia. E così ci congediamo da questa scrittrice che abbiamo posto in essere con i vestiti veri che doveva avere, e abbiamo la speranza che con documenti di questo genere, che oserei dire definitivi, non credo che si possa far meglio dell'Anna Levi, c'è arrivata a ridarcela criticamente tutta in mano. E gliene sono gratissimo, perché da maestro e dopo da docente universitario, che cosa fossero questi strumenti, io avevo fortissima preoccupazione di saperlo, perché ne temevo la concorrenza. Non c'era assolutamente niente da fare. Andavamo tutti a scuola, ma quando usciva il vittorioso eravamo in parrocchia ad aspettarlo. Eravamo una parrocchia fortunata, perché l'addetto alla attenzione massima, cioè quello che doveva dire esse o no, era il mio amico Monsignor Catti, che ricordo con tanto piacere e tanto affetto, perché lo aspettavamo quando tornava da Roma e gli dicevamo: come va a finire? Ma dai! E una volta riuscì perfino a farlo tornare indietro, perché gli dissi che il finale degli Ultimi sulla Terra, con la meravigliosa capacità di illustrare di De Luca, era sbagliato cattolicamente, e lui riprese lo stampone e si rimise in treno, e così al finale mio e non quello dell'amico Gianni Catti. Oggi siamo perdenti nei confronti della grande scrittrice, del grande Gautier Langerot. Siamo tornati alle caverne, non sappiamo propriamente come comportarci. Un amico tornato da Lucca mi ha detto: non più fumetti, solo videogame, ma i videogame non sono stampa. I videogame sono un'altra cosa. E quindi da Lucca sono tornato, ma non ci ritornerò. Bisogna trovare il modo di ridifendere la carta stampata, di ritornare a qualche cosa che abbia il genio del Gautier Langerot, il genio di Salani, e ovviamente non il genio di Saettino, perché quello abbiamo saputo dove porta, che Saettino comincia alla Bovisa ma va a finire ad Auschwitz, tanto per dire qualche cosa di molto attuale. Quindi non solo bisogna che torni la stampa, torni la Lucca della carta stampata, ma che non si facciano scherzi su Anna Frank. Se ne stanno facendo parecchi, non solo quelli più noti. E ci sarebbe da aprire un'altra zona di riflessione e di ricerca all'interno della strumentazione immaginativa che si rivolge ai bambini e alle bambine di oggi, con l'occhio rivolto a lei, a questa capacità che loro avevano, che non era un regalo della loro condizione sociale. Questa è gente che prima di affrontare la piccola pantofola d'argento destrutturava Flaubert, ed è così che faceva. Assolutamente, portava qui una dimensione sapienziale che era quella dei grandi romanzi. Vediamo che cos'è l'apparato illustrativo. Ecco, fin da questa stupefacente copertina,
possiamo vedere che Marina Battigelli si muove con una tale capacità tecnica, una tale cultura, una tale voglia d'esserci e di dire le cose che ha in mente lei, da restare stupefatti. Perché in effetti, se osserviamo il gioco delle campane, la loro centralità, questa è una lezione futurista che riporta le scansioni geometriche dei primi anni del movimento. Qui c'è Balla, ovviamente. Però, se andiamo a vedere il rapporto che le tre campane, le loro sagome, la loro geometria pongono in essere in relazione alla tavola, vediamo che anche una sorta di visitazione molto accurata della secessione, quindi dell'Austria, quindi dei tedeschi, è moltissimo presente. Lo stile, perché chiaramente ha fatto tutto lei, con cui mette a posto i caratteri e come li disegna, è nuovamente futurista, perché i futuristi erano dei grandissimi appassionati del gioco doppio che si ha quando il carattere della parola diventa spettacolo prima della parola. E quindi vedete che in effetti Novelle è scritto con quello che i seguaci della grande tradizione bodoniana chiamano bastone. Io ho lavorato in una tipografia, quindi so il gergo. Marina Battigelli si è firmata, quindi è in calligrafia, mentre la sua Fiorita diventa quasi un gioco, quasi una sorta di spettacolo all'interno della scena. Ma state a vedere cosa succede andare al retro. Il volo continua, con un senso però di finitudine, perché questa è la quarta di copertina, e quindi il volo ha questo garbo stupendo, con questa audacia, perché sembra che sia solo una disegnatrice di ricamo, di dolcezze, di piccole abilità. È invece coraggiosissima, perché questo ha qualcosa del cubismo post-picassiano, questa spaccatura trasversale e questa contrapposizione della città bianca agli uccelli bianchi con il resto tipograficamente tutto azzurro. Stupenda anche la costruzione audacissima che le consente di utilizzare per tre quarti quel bianco, poi quella dimensione verde con una struttura ricamata che non è più debitrice dello Jugend, della struttura formale austriaco-tedesca o nell'insieme mitteleuropea, è italianissima ed è resa italiana dall'osservanza attenta dei costumi e del paesaggio, pure in una miracolosa eleganza, con qualcosa di astratto nella bellezza formale, molto giapponista, inevitabilmente bisogna dire anche questo, di questa splendida pagina. L'audacia di collocare il padre ucciso in una dimensione astrale tutta
tutta affidata al pennino bagnato nella china color ocra, e per il resto si è servita unicamente della superficie preesistente, il grigio azzurro della morte, della sofferenza, del sacrificio, dell'alba, del sapere e non sapere il perché di quella sofferenza e quella sparizione, e questa stupenda, certamente giapponista, la lezione c'è, economia di mezzi, che si rende molto palese quando si ripropone con una dimensione di alba, e bisogna stare molto attenti al fatto che succede raramente. Quel soldato non ha un errore nella divisa. Dal tipo di scarpone alle fasce, ai calzoni corti al modo francese, all'elmetto francese datoci perché entriamo in fretta più sveltamente, e questa sensazione di altrove, di morte, questa sensazione che porta le trincee in cielo in una situazione stellare, sono la grandezza di una grandissima illustratrice a cui più di 40, anzi quasi 50 ormai, anni fa diedi grande spazio nel mio guardare le figure, perché la ammiravo incondizionatamente, perché un'eleganza così nell'Italia d'allora e anche nell'Europa, con tanta passione per quello che ci avevano insegnato gli austriaci e i tedeschi, non nei campi di battaglia per fortuna, ma negli Atenei e nelle sale di insegnamento della pittura, qui rivive nella sua stupenda eleganza. È molto interessante come abbia saputo, voluto essere follemente realista, mentre invece fa però un ricamo da estasi percettiva, ottenuto semplicemente geometrizzando le spaziature che compongono l'insieme. Questa illustratrice sta particolarmente bene accanto alla dimensione editoriale, di scrittura, di vocazione educativa a cui abbiamo dedicato questa serata, perché l'abilità della sua eleganza non è fine a se stessa. Non vuole assolutamente, come i fautori dello Jugendstil, essere più elegante degli altri. Vuole che i suoi lettori bambini raggiungano la dimensione della natura attraverso la natura rivisitata a colori, geometrizzata, spiritualizzata, resa filosofica dallo splendore del suo segno. E va addirittura oltre, nel senso che la geometrizzazione è talmente audace da consentirle quello che è, specialmente per gli illustratori, un elemento di terrore, il vuoto, l'horror vacui degli illustratori tutti, di qualunque epoca. Cosa faccio se non riempio tutta l'immagine? Lei riempie praticamente la metà della struttura visiva di cui si serve, ma costringe la metà vuota ad entrare di forza nella spaziatura da lei così straordinariamente nobilitata con pochi segni, di modo che c'è una pienezza anche nel vuoto.
e la pienezza poi è data dalla eleganza con cui qualunque tratto, e più che mai l'ombra sulla destra, viene ridefinito e viene riproposto. Fino a questi che dovrebbero essere posti in essere nell'insegnamento dei licei artistici e delle accademie di oggi, perché non è da tutti riuscire a costruire qualche cosa che sa di intreccio astrattivo, di pulizia formale massima, conservando un iperrealismo che, se si va a guardare brandello dopo brandello, riesplode fino ai livelli della optical art americana che seguì la pop art negli anni 60 e 70, perché ha le due anime questa stupenda immagine e sempre se la deve vedere con quella economia di mezzi che per lei è una religione, che è fatta anche del costituirsi della sua spiritualità. Era profondamente credente e quindi le sue pagine vanno viste anche in un certo modo. E questa è una stupenda rivisitazione che la vede entrare in campo direttamente degli apocrifi. E gli apocrifi li tratta come una sapienza pedagogica incredibile suggerisce di fare, cioè di metterli in una dimensione rispetto a quello che noi cattolici riteniamo quelli veri, i quattro, di suggestione amorevole, di percezione dell'alterità fatta con spirito caritatevole e spirito anche avventuroso. E questa è oltre ogni discorso, perché se si guardano come sono i pieni e i vuoti, e guarda caso i vuoti predominano in Gesù, e quindi come ancora una volta la struttura bodoniana dei caratteri con cui ci si esprime venga riproposta all'interno dell'immagine, come se non ne fosse mai uscita, come se fosse concepito insieme, come fanno i giapponesi, appunto. E qui c'è audacia oltre ogni dire, perché i due lati bianchi non sono assolutamente ispirati da nessuna gratuità, sono elementi di preghiera, perché così, con questa distorsione calcolatissima, si entra in una situazione di fede, di alterità, di credo, pur conservando tutta la dolcezza intenzionale di un'immagine pedagogicamente rivolta al pubblico infantile. E questo proprio, devo dire che il sentimento che in guardare le figure mi spingeva a parlare della Battigelli era l'invidia, perché quel pozzo ha qualcosa di straordinario. È giapponista all'estremo, però è nostro oltre ogni dire, perché prende la pezzatura del nostro povero agire, nel senso che non ci abbiamo i soldi per fare i mattoni e dobbiamo andare nei greti, raccogliere con fatica e poi sperare che stiano insieme, ma poi arriva il terremoto. E lei l'ha fatto con questa eleganza di tre gambe di ocra e con i vuoti incredibili e con il dialogo tra le due figure. Tutto questo rimanda a Les Mains de Suzette, in maniera però
oltranzista, loro non ce l'hanno avuto, una così straordinariamente capace di raccontare con un'immagine come Marina Battigelli. E siamo al solito in una dimensione di eleganza a varie fasi, dallo Jugendstil ai britannici, dai giapponesi ai grandi della scuola viennese, e tutto però in una dimensione rivisitata e ritradotta in lingua italiana. Fra l'altro la composizione, giova dire, che è perfetta, perché la V rappresentata dall'albero diventa partecipe di una spaziatura a mezzaluna che per il resto ha invece solo una quadratura. Così se ogni figura, ogni brandello, ogni sussulto di sfumatura deve trovare la propria calcolata posizione, e la trova, perché la misura costruttiva di questa pagina è straordinaria. Con anche sempre tenendo d'occhio una dimensione catechistico-predicatoria che porta a far sì che l'arsura del deserto, che tanto spesso nei quattro Evangeli ricompare, e tanto spesso ricompare nella Bibbia, e tanto spesso anche ricompare in testimonianze che sono più lontane, molto più lontane, come quella di Sant'Agostino quando descrive il suo peregrinare nelle confessioni, per esempio. Insomma, c'è una religiosità che è tradotta in catechesi grafica come ben pochi si possono permettere. Stupenda questa immensa narrazione Liberty Jugendstil a dominanza di questo colore inventato, perché non è un grigio, non è un verde, è un impasto onirico che riporta ovviamente ai surrealisti, che conosceva ed amava, in qualche caso anche rinverdiva il proprio interno. E qui il racconto è più ampio, più dettagliato, più sensibile agli accordi tonali che sono poi quelli della Semaine a cui l'abbiamo accostata. E questi sono veri miracoli, perché i ritagli dei neri, è un dolcissimo quello che perfora il bianco in basso, sono contrapposti a questi colori a cui non si dà nome, perché non è un rosa, non è un ocra, non assomiglia a nulla, se l'è creato da solo, e ha geometrizzato il racconto rendendolo sapiente ed elegante oltre ogni dire. E prosegue questa efficacissima collocazione di una dimensione così totalmente nera riportata al dialogo bianco e ocra, con il tratto che è solo suo, riconoscibile fra migliaia, elegante, geometrico, lieve, però perentorio quando vuole esserlo. E sempre questa dimensione quasi astrattiva degli elementi neri contrapposti a quelli ocra o quasi ocra, e impagabile la sensazione di racconto messianico, biblico, evangelico, che a priori è presente appena si dà il primo sguardo in questa pagina. E qui l'elemento tonale vuole essere all'altezza di Mosè,
le chele di luce, il fatto che non ci siano contorni, la fuoriuscita di questa potentissima immagine da una dimensione a pagina, da una dimensione molto strutturata in senso, con quei bianchi che sembrano che la lascino fuoriuscire, e riporta un bodonismo italianissimo. Così quando anche il tema si fa collegato a un'infinità del repertorio pittorico con Giuditta Oloferne, e quindi quella impagabile ombra che lascia supporre un hollywoodiano riflettore, e deve essere così perché c'è la perentorietà dell'uccisione, la sacralità del porgere la testa, e quindi ha cambiato completamente l'asse compositivo della sua immagine. Così come qui invece tante volte questi villaggi televisivi che ci vengono riproposti perché poi è crollato tutto, lei l'ha posto come elemento fondante di una sacralità, di una presupposizione del più sacro che verrà ancora. E sempre c'è questa idea di trattare la Bibbia con un rispetto devoto che presuppone però l'eleganza. E quindi memorabile questa trasposizione del racconto biblico che sembra uscita da un atelier dove hanno lavorato gli allievi viennesi, dei grandi alla Klimt, e però è saldo in racconto in mano alla Battigelli. Così come è incomparabile la totale geometrizzazione del rapporto tondo nero e geometrie della finestra, in cui la Croce Rossina entra così bene perché deve dare proprio l'idea dell'alterità sempre un poco dubbioso della spedalizzazione. Spedalizzazione che ha trovato però una sua eleganza non difforme da quelle cose che si sono viste prima applicate alla Bibbia. Così come è incomparabile l'intérieur, che qui è giapponese ad oltranza, giapponista ad oltranza, ma è anche tutto nostro, con l'idea di questo dialogo in una dimensione luminosamente umbratile, che è quella data con le scansioni calligrafiche che stanno nello sfondo. E qui c'è proprio il genio, a mio avviso, perché se si spacca l'immagine diventa nero funerea, mentre la parte di destra è operettistica, ed è da questo che nasce la fluidità del racconto, che è di fatto composto di queste due narratologicamente incapaci parti di stare insieme, ma che per lei ci stanno. E anche questo se la vede con tutto il Novecento, perché gli alberi sulla destra, la pavimentazione e l'andar prospettico sono il grande ricercare dai seguaci di Klimt già nominati fino agli iperrealisti che seguirono la hop e la pop. Fino a queste delizie stravolgenti, più attuali di certi rifacimenti di oggi, con questa idea che il racconto sia spaziatura, gioia di fare,
eleganza, sacralità, come sempre in lei. Ho anche l'idea che dal niente della parte più semplice, più modesta, l'incipit del c'era una volta, attraverso la vegetalizzazione del 60% dell'icona, si arriva a un racconto che procede secondo le scansioni che sono della disegnatrice, non più del narratore. Splendido questo interior che riesce a essere totalmente nostro, con le anelle che sostengono quelle strane produzioni per far cucina, il tino sul lato sinistro, l'estasi con la minimalità del nostro vero prodotto quotidiano. E anche questo è narrare, ma senza mai frodare lo spettatore, quel casolare, se ci fosse la arcivernici di percloruro dei lambicchi, vivrebbe immediatamente, tanto è vero, tanto è fattori. Oppure si può fare un esercizio che neanche i disegnatori di oggi, dopo tutta la lezione dei giapponesi che ci è stata inflitta per decenni ormai attraverso i manga, ma questo è giapponismo delle origini, eleganza totale pur nella durezza, pur nel pericolo, e sono bambine da Scala d'Oro, ovviamente. Grazie per la vostra attenzione.